Buonasera. Allora, io ovviamente come sindaco di Napoli e come presidente del consiglio di indirizzo del Teatro San Carlo sono molto emozionato e orgoglioso di stare qui questa sera a rendere omaggio a una grande astronauta, aviatrice, ingegnere, ufficiale della nostra aeronautica, che ha fatto una cosa molto bella ed è il motivo principale perché oggi la vogliamo ricordare, non solo per la sua impresa straordinaria, la donna che è stata per tanto tempo nello spazio, ma perché ci ha regalato dallo spazio l'immagine di Napoli. Io ricordo quando via Twitter arrivò questa immagine di Napoli, di questa donna che aveva studiato all'Accademia Aeronautica di Pozzuoli, che descriveva l'emozione dall'alto di vedere la nostra città. Quell'immagine mi ha colpito molto. Poi credo che sia importante anche ricordare il legame con la nostra città, con l'Università Federico II e in particolare con l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Poi, siccome dietro ogni persona così alta, con grande competenza e grande qualità, è bello vedere sempre la donna e l'uomo, la persona. Io l'ho ascoltata per la prima volta qualche giorno fa a Ponticelli in occasione dell'inaugurazione dell'anno scolastico nazionale alla presenza del Capo dello Stato, il Presidente Sergio Mattarella. E ha detto le parole molto belle, perché ha esortato i giovani a credere nei loro sogni, a non mollare, a avere una grande forza di volontà. Io credo che stare tanto tempo nello spazio, studiare, avere quella determinazione per farci sentire oggi tutti quanti orgogliosi di essere italiani e di metterci un pezzo di Napoli, di Pozzuoli e della nostra città metropolitana in tutto questo, credo che è un motivo di grande orgoglio e ci dimostra che quando le persone credono nelle loro idee, studiano, hanno voglia, non mollano e superano anche i momenti difficili, danno una testimonianza di vita e danno un segnale a tutto il paese. Quindi grazie a Samantha Cristoforetti e grazie a tutti voi che siete così tanti oggi qua nel teatro della nostra città.